La parola di Dio ci rende liberi. Cristo è risorto! Buongiorno cari amici. Anche oggi abbiamo l'opportunità di ascoltare il Vangelo e una nuova occasione per crescere nella gioia del Cristo risorto. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, 31-42. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che li avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro». Gli risposero: «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo padre, Dio». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato». Amen. Cari amici, continuiamo il capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni e oggi Gesù viene a noi e parla a quei giudei che li avevano creduto, a quelle persone in mezzo alla mischia tra farisei, dottori della legge e altri. Parla a coloro che hanno avuto fiducia nelle sue parole, che hanno iniziato a credere che ciò che Gesù stesso stava dicendo era la verità. Allora Gesù si rivolge a queste persone e oggi quindi a noi che abbiamo deciso quotidianamente dal mattino di ascoltare la sua parola. Così ci dice Gesù: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli». Oggi questa affermazione è davvero importante. Chi è il cristiano se non colui che segue la parola? Chi è il cristiano se non colui che è discepolo di Cristo? Ma questa equazione dobbiamo completarla dicendo: cristiano è colui che ascolta e rimane nella parola di Dio, nelle parole di Gesù. Quanti cristiani, fratelli e sorelle, lo dico non solo da pastore della nostra comunità responsabile, ma lo dico anche da parroco e lo dico da cristiano chiaramente. Quante persone dicono di essere cristiane e ascoltano forse solo una volta alla settimana, solo una volta al mese o poche volte all'anno o nella loro vita la parola di Dio e credono di sapere tutto, e molti altri che non leggono la parola di Dio anche credono di conoscere come è fatto Dio, come agisce Dio. Ma Gesù stesso oggi ci sta insegnando una cosa fondamentale: credere in Lui significa
ascoltare, perseverare nell'ascolto, nella lettura, nella preghiera con la parola di Dio. Non quindi solo con preghiere recitate di nostra tradizione, che vanno sempre bene, ma con la sua parola e rimanere in quella parola. Perché se io non la leggo, come ho fatto oggi, non l'ascolto, ma non decido soprattutto di rimanere, perché io posso ascoltare quante volte durante l'anno. Leggiamo nel Vangelo del giorno: da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo amico, odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. E potrei andare avanti con tante citazioni. Quante volte Gesù mi invita a perdonare, ad amare, e noi ascoltiamo ma poi ci allontaniamo dalla sua parola, giustificandoci. Ah, ma io non ce la faccio. Ah, ma per me è troppo difficile. Ah, ma questa parola è troppo dura. E ci giustifichiamo. Gesù oggi dice: se rimanete nella mia parola, siete miei discepoli. Questa espressione è fondamentale. Il cristiano non è colui che solo ascolta la parola di Dio, che solo prega. Il cristiano è colui che decide di rimanere nella parola. Capite che c'è una grande differenza. Quindi se manca il fondamento, che è l'ascolto quotidiano del Vangelo, della sua parola, io non posso nemmeno rimanere nella sua parola. Quindi, primo passo, ascoltare ciò che Dio mi dice ogni giorno. Secondo passo, rimani in quella parola. Allora sì, puoi dirti cristiano, puoi dirti discepolo, altrimenti è Gesù che ci sta rinfacciando la nostra identità. Ma la buona notizia è che se noi rimaniamo nella sua parola, dice, conosceremo la verità, questo termine forte che oggi è molto relativo, la verità. Che cos'è la verità? E noi sappiamo che è Cristo la verità, che ci illumina in ogni situazione della nostra vita. E la verità ci farà liberi. Amen? Ecco che il cristiano è chiamato ad ascoltare la parola di Dio, a rimanere nella sua parola e ad avere un cuore libero. Sulla libertà potremmo fare 10, 100, 1000 video come questi di oggi. Perché molto spesso noi crediamo di essere liberi. Anche chi non segue Cristo dice: ma io sto bene così, non ho bisogno di nulla. Ma Gesù dice: chi commette il peccato è schiavo del peccato. E io sono venuto per rendervi liberi. Quante schiavitù abbiamo e non siamo coscienti di questo. Dipendiamo da un'idea, dipendiamo da una ideologia, dipendiamo da una persona, dipendiamo da un lavoro, da un vizio, da tante situazioni senza le quali noi non ci sentiamo bene. Ma Cristo ci rende liberi, la sua parola ci fa liberi, fratelli e sorelle. Allora oggi, con umiltà e con fiducia, andiamo da Gesù e diciamogli: vieni, o Signore, io ti voglio invitare oggi nella mia vita. Voglio invitarti nel mio cuore. Ti accolgo come mio Signore e mio Salvatore. Voglio sperimentare la tua grazia, sperimentare che sei colui che ha parole di vita eterna. Signore, non abbandonarmi oggi, donami di sperimentare che sei al mio fianco, sei la mia luce, sei la mia lampada che arde di amore per me. Aiutami, Spirito Santo, a rimanere nelle parole di Gesù, a non vergognarmi di quella parola, a non scandalizzarmi, a non giustificarmi. Spirito Santo, donami la gioia
di essere cristiano e di testimoniare la bellezza di seguire Cristo e rendermi libero, che per questa Pasqua io sperimenti una piena libertà nella mia vita, nel mio cuore e anche nella mia famiglia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, con gioia proclamiamo che Dio è la nostra forza. E con gioia proclamiamo lo slogan di oggi, che è bellissimo. La parola di Dio ci rende liberi. Proclamalo, ma soprattutto vivilo nella tua vita, perché il Signore è presente e ci rende liberi anche oggi. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Fanno beffe di me quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi. Lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio. Circonda. Mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio.